Buonasera Francesco, buonasera a tutti gli amici delle Ali del Bruco. Questa sera chi abbiamo? Dicelo tu, Samantha, cara. Ramonna, grazie Ciao Davide, buonasera, Davide, bentornato sul nostro canale. Ti è toccato questa sera, noi siamo una squadra, lo sai, l'ultima volta è stata una puntata straordinaria. Vediamo questa volta che succede con Samantha. Ti è toccata la peggio. Però poi ha sempre delle trovate assolutamente innovative. Allora, Samantha, hai messo in piedi nel nostro calendario questo nuovo appuntamento con Davide, tra l'altro per un aspetto estremamente particolare. Di qualcosa che ti appassiona, che stai seguendo, che ci hai già anche proposto per altre vie, che cosa avete messo in cantiere? Sentiamo. Allora, Davide, è da un po' che lo spio ed è un ricercatore che stimo moltissimo e non sono parole che uso per tutti i relatori. Lui è veramente da attenzionare, Francesco e tutte le persone che ci stanno sentendo, perché è serissimo e preparatissimo. L'ho scoperto per l'albero della vita e come giusto due persone sanno da un po' che sono coinvolta in questo progetto meraviglioso che è il canto degli ulivi. Oggi vedremo anche un altro aspetto di questo mio progetto perché si innesta con gli studi di Davide. Ma ora diamo la parola a Davide, un bentornato e grazie per tutto quello che fai. Buonasera, Davide. Allora, ti ringrazio della bella presentazione a cui non sono abituato. Mi hai detto serio, però adesso mi costringe a non fare battute. Però, data la gravità della situazione, cioè il mondo attuale, allora a maggior ragione cercheremo insomma anche di comunicare magari qualcosa di vero e in modo forse più adeguato, no? Visto che a volte l'ironia può rompere un sacco di muri. Il protagonista comunque non sono io, ma è l'olivo, che fortunatamente esiste e soprattutto questa volta lo guarderemo dal punto di vista chimico in primis e poi dopo tu ci renderai edotti in relazione a tutto il contesto che poi abbiamo visto può essere declinato dal punto di vista medico. E io fortunatamente ho studiato filosofia, ammesso che si possa studiare, visto che la filosofia non è un contenuto, ma è un recipiente, e quindi non so, provate a studiare un recipiente, non si può studiare il recipiente, quindi no, è per dire, sono soltanto laureato in scienze filosofiche, quindi questo mi ha permesso però di guardare il medesimo oggetto da discipline diverse, no? E quindi a tal proposito è forse interessante proprio perché cercheremo di parlare di una pianta da vari aspetti, da vari punti di vista differenti, che sembrano tra l'altro convergere verso un orizzonte comune, e questo è chiaramente un indizio. Certo. Il titolo è appunto La chimica, innanzitutto dell'albero della vita, no? Dell'olivo. Io l'altra volta scherzando dicendo, beh, non potevo intitolare il libro L'olivo perché sennò non se lo comprava nessuno, allora l'ho chiamato Albero della Vita, però non esagerando con il marketing, anche perché il marketing e la filosofia sono esattamente agli antipodi, no? Visto che il marketing è la scienza dell'apparire, mentre invece la filosofia è la scienza dell'essere, no? Cioè la ricerca della verità, l'amore anzi per la verità. E questa era una promessa doverosa in quanto pseudo-filosofo, visto che appunto filosofia non ha titoli e lauree, sebbene formalmente debbano essere riconosciute. Non c'è l'albo, infatti, dei filosofi, e fortunatamente aggiungo, perché sennò chiaramente io sarei già stato radiato. Senti No? Davide, meno male sei simpatico, non come quei pomposi filosofi che sembrano di saper tutto e non sorridono mai. Allora, io ti chiederei di fare una prefazione, e Sì. cioè per unire l'altra puntata che hai fatto precedentemente da noi e da altri canali, che era appunto l'albero della vita da un punto di vista storico e filosofico, se ti va di creare una liaison con quello che può essere la chimica dell'albero. A Sì. lei, maestro. Allora, tra l'altro sono un campione di prefazioni, i miei libri hanno quattro prefazioni. No, per chi si è perso la puntata precedente, no? Facciamo un Che breve naturalmente trailer. suggeriamo di andare a riguardare. Esatto, andatela a cercare, a ricercare anzi.
Beh, perché è importante questa pianta? In primo luogo perché il suo destino è intrecciato con quello dell'essere umano, la specie a cui noi dovremmo appartenere, e perché non è il prodotto della selezione naturale. Quindi questo è un dato molto, come forse proprio anche l'uomo, no? Diciamo che noi diamo molto per scontato il fatto che la selezione artificiale, quindi un intervento esogeno da parte dell'essere umano sulla natura, fosse una cosa abbastanza semplice anche in tempi antichi, parliamo di più di 10.000 anni fa. E in realtà, sapete, la filosofia va a vedere proprio ciò che viene dato per scontato, no? Ciò su cui non ci si interroga mai. In realtà, studiando questa pianta, si scopre come anche un intervento di una selezione artificiale sull'olivo, così come su altre colture che sono nate contemporaneamente all'olivo, quale il frumento e la vite, tra l'altro nella stessa area, nell'area caucasica, che oggigiorno è proprio attira gli occhi del mondo, mettiamola così, no, è tutto fuorché una cosa semplice, perché questa pianta ha in sé delle componenti, dei geni, quindi entriamo proprio nel contesto di genomica, che non dovrebbe avere, né potevano essere selezionati dall'uomo del Neolitico. Ma questo per quale motivo? Perché l'olea europea, è così che si chiama, che non mi piace il titolo europea, no? Dovrebbe essere magari mediterranea, se vogliamo essere pignoli. Che a sua volta tra l'altro si declina in più di 1500 cultivar, quindi non ha neanche senso parlare di olivo. Esistono più di 1500 cultivar di olio europea, la quale a sua volta deriva da tre archetipi ancestrali, di cui quella più importante nel Caucaso, perché le altre sono poi di derivazione, quindi quella dell'Egeo e quella dello stretto di Gibilterra sono una derivazione, perché poi diciamo il primo archetipo dell'olivo ha incorporato dentro di sé dei caratteri in base poi dopo all'area geografica in cui ci si trovava, ecco, mettiamola così, no? Che poi dopo è il Mediterraneo. Ecco, diciamo che su questa pianta si è intervenuto artificialmente, ma sulla base di una scienza che in teoria nel Neolitico non si poteva avere. Questo per quale motivo? Come facciamo a dire ciò? Che mi rendo conto possa sembrare eretico, per il semplice motivo che innanzitutto non c'era Mendel 10.000 anni fa, né Darwin, quindi già questo per esempio può servire, no? Già, no? Quindi 10.000 anni fa l'uomo del Neolitico, stando alla narrativa accademica, l'uomo avrebbe dovuto vivere di bacche, radici, insomma, un uomo Cacciatore, nomade, raccoglitore. esatto, che chiaramente molto difficilmente poteva avere conoscenze di genomica, di genetica proprio, e soprattutto aveva delle prospettive di vita inferiori a quelle di una pianta, quale appunto l'olivo. Considerante, tra l'altro, breve premessa nella prefazione, consideriamo che l'olivo fa parte di una è una delle 600, anzi è l'unica tra tutte le 600 oleacee presenti sul pianeta che ha dato un frutto commestibile. Questa è un'informazione che ci dice che chiaramente l'olivo non si prestava naturalmente a diventare una pianta da frutto commestibile. Poi, senza entrare poi nel merito dei nutrienti che ci sono nell'olivo stesso, che sono incredibili e sublimi, no? Perché tra le 600 oleacee, l'unica che ha portato a un frutto commestibile è appunto l'olea europea. E questo lo sappiamo perché c'è stato un intervento, non sappiamo però che tipo di intervento. Cioè, se noi oggigiorno, allora accantonando un attimo la narrativa mainstream accademica, noi oggi parleremmo tranquillamente di un organismo geneticamente modificato, l'ho detta la bomba. Ecco. Mentre invece, visto che presumiamo che 10.000 anni fa non si sapeva nulla perché chiaramente la scienza è nata con Burioni, allora ovviamente c'è un paradosso, no? Ci troviamo davanti a un paradosso.
Però, ragazzi, consideriamo che l'olivo è una pianta secolare che comincia a maturare dopo i 15 anni, fondamentalmente, diventa un individuo adulto, al contrario della maggior parte degli uomini, dopo i 50 anni. Quindi, come si poteva intervenire sull'oleastro, quindi l'olivo selvatico, indirizzandolo, modellandolo fino a farlo diventare proprio l'odierna olea europea, così a caso, considerando che l'oleastro appunto aveva dei, non aveva, le olive cosiddette dell'oleastro sono fortemente astringenti, ma ribadisco, la differenza tra l'oleastro e l'olivo è abissale. Ci sono, dal punto di vista genomico, sono completamente diverse come piante. Anzi, vi dirò di più, e questo è un'anteprima, poi lo andremo a vedere nel dettaglio. Anche nella cosiddetta olea europea, che abbiamo visto declinarsi in più di 1570 cultivar, c'è una differenza abissale. Ciascuna pianta ha un pedigree genetico quasi completamente diverso. Quindi, insomma, l'olivo è un enigma che ha già una soluzione, quindi tranquillo, non c'è bisogno di vedere il Tenente Colombo per saperlo, perché gli antichi fortunatamente ce l'hanno detto, cioè da dove è nata questa pianta, chi ce l'ha donata la pianta perché è un dono, no? Gli dèi, poi andare a sapere chi siano meno gli dèi è un altro discorso. Comunque, una civiltà che deve essere almeno evoluta quanto la nostra prima del 2020, perché poi dal 2020 in poi abbiamo avuto un'altra roba. Però diciamo che queste sono piante che sono state, hanno delle stimmate che fanno pensare che siano state ingegnerizzate migliaia di anni fa. Questo è, diciamo, il sunto dell'altra volta, ecco, mettiamola così, dell'altra puntata, in cui appunto avevamo parlato proprio dell'origine dell'olivo, che poi trova spazio in tutte le mitologie e epopee religiose del pianeta Terra. Lo troviamo dalla Genesi, che a sua volta è una sorta di bigino della civiltà, della mitologia mesopotamica, lo troviamo appunto ben spiegato, lo troviamo nella mitologia greca. Io feci il paragone proprio tra Adamo e Cecrope, tra il giardino dell'Eden e il cosiddetto giardino con il Pandroseion, quindi il santuario che conteneva l'olivo, che era l'albero più importante di tutti. Nella Genesi l'olivo viene indicato come il re degli alberi, no? E noi sappiamo benissimo che nel giardino dell'Eden c'erano due piante che la facevano da padrone: l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè quella da cui mangiò Eva e Adamo, E e l'albero della l'albero vita. della vita, ecco, no? Quindi, sapendo che l'olivo, la vite, il fico, il frumento sono nati insieme, contestualmente nella stessa area, più di 10.000 anni fa, da un sostrato indefinito. Ecco, questo ci fa intendere che forse magari proprio l'albero della vita di cui si menziona nella Genesi è proprio l'olivo, e che non a caso infatti era l'albero più importante, dono divino di Atena, no? Anche nella mitologia greca. Ecco, no? Questo è il Che richiamo, poi meraviglia, un rispolvero di mitologia, eh. è proprio un dono degli dèi. Sì, esatto. Sai che nella cultura popolare contadina l'ulivo viene venerato, viene considerato un elisir di lunga vita, un elisir di bellezza. In tutta la mitologia egiziana, che tu conosci molto bene, veniva considerato proprio come immortale, capace di donarci questa immortalità. Volevo che tu facessi una riflessione su questa mia parola, che non l'ho sparata grossa, probabilmente scientificamente c'è qualcosa del vero, nel senso che l'olio va a lavorare sui telomeri delle nostre cellule, che è la parte deputata all'invecchiamento. Allora, sì, ti ringrazio della domanda, come fanno i politici quando si sono concordati la domanda, ma nel nostro caso invece no, perché ci siamo conosciuti adesso, quindi. Sì. Sì,
Sì, beh, allora, l'olivo, la chimica dell'olivo è fondamentale, anzi, dirò di più, è complementare alla chimica proprio dell'essere umano, quindi proprio del nostro corpo, anche se chiaramente l'essere umano è molto di più del suo corpo. E poi questo magari, questo ci illuminerai più che altro te a tal proposito, no? Faccio un breve passo indietro. Cioè, allora, parliamo anzitutto di una pianta che è immortale, cioè che è potenzialmente immortale. Quindi già da questo, io avendo studiato, purtroppo e per fortuna, filosofia, no? Quando si parlava di Platone, di Plotino, dei principi che regolavano l'universo, come può dare... non lo so, per esempio, l'amore, qualcosa che amore non è, no? Quindi come può illuminare un qualcosa che è oscuro? Ecco, parliamo, come può dare potrebbe dare l'immortalità a un qualcosa che è mortale? Verrebbe da dire no. Ecco, fortunatamente, diciamo, l'olivo è una pianta immortale. Quindi già questa premessa ci fa capire che se c'è una pianta che può darci una maggiore longevità, mettiamola così, immortalità in questo senso, cioè una minor mortalità, ecco, è proprio l'olivo, anche perché considerate che l'olivo può sopportare tutte le condizioni estreme, tranne chiaramente i protocolli benefici dell'Unione Europea, che sfuggono anche allo stesso inverno, no? Ma però se noi pensiamo all'olivo durante l'inverno, entra in uno stato di coma vegetativo, nel senso che assume un habitus xerofitico, no? Cioè va in stand-by, mettiamola così. Durante l'estate, quindi nelle estati più torride, che cosa succede? Praticamente i germogli smettono di crescere, la superficie traspirante si riduce, quindi con la caduta poi dopo delle foglie, gli stomi vengono chiusi, l'acqua delle olive in accrescimento viene appunto riassorbita. Quindi sostanzialmente noi abbiamo in inverno l'olivo, quindi alle temperature più rigide, va in stand-by, no? E assume un habitus xerofitico in estate, nell'estate più torride, quindi quando non c'è acqua. Quindi tira i remi in barca, se la vogliamo dire, no? In poche parole. E esce da questo stand-by, è come il computer, no? Quando comincia a piovere. Quindi già questo fa capire che un olivo, l'olivo è tutt'altro che fragile, ha bisogno ovviamente di cure specifiche, no? Per esempio, evitare il disboscamento preventivo può servire, non usare sostanze tossiche nel terreno può servire, per esempio, no? Però parliamo di una pianta potenzialmente immortale. In teoria anche l'uomo lo sarebbe, no? Se non ci fossero poi determinate altre cose, ma non entreremo troppo oggi. Ovviamente gli antichi lo sapevano ed è per questo che la veneravano. Considerate che già nel codice di Hammurabi, quindi ancora prima degli Egizi, perché poi gli Egizi hanno venerato questa pianta, considerandola molto importante, anzi l'olio d'oliva sarà alla base della loro cosmesi, laddove la cosmesi egizia non mirava all'apparenza, no? Perché i cosmetici egizi non miravano soltanto a rendere bello ciò che bello non era, ma era anche, aveva un'efficacia anche fisiologica, no? Cioè proprio serviva proprio per preservare anche la salute dell'individuo. Cosa assurda, completamente assurda questa per noi oggi, no? Se consideriamo anche che, non lo so, pensate al make-up che non fa traspirare la pelle, quello va a creare un danno, ecco, no? Mentre invece, per esempio, non lo so, gli egizi mescolavano l'olio con, per esempio, la malachite, no? Che serviva proprio per evitare questo problema. Giusto così, mini parentesi, no? E quindi sapevano benissimo che cosa stavano facendo. Ecco, anche nel codice di Hammurabi c'erano degli articoli. Il codice di Hammurabi mi pare che prevedesse più di 232 articoli, e c'erano degli articoli specifici in relazione a come bisognava curare l'olio, scusate, l'olivo, e anche si regolamentava anche la vendita. Per quale motivo uno dirà la vendita? E certo, perché se le cose andavano male, nessuno
coltivava la pianta e si recava un danno per una pianta che era artificiale, che era il rischio che correva era appunto il perdere quella coltura attraverso un imbarbarimento che sarebbe stato un insulto proprio a quel dono che gli era stato fatto, no? Motivo per cui, tra l'altro, i greci l'avevano chiuso dentro un tempio, no? Dentro un santuario. Ecco, quindi gli egizi mutuano questo rispetto, ma questa scienza, quindi non solo rispetto astratto, ma proprio anche questo corpus scientifico che gli viene tramandato, anche perché gli egizi avevano gli stessi dei che i Neteru egiziani sono gli Elohim biblici, quindi sono gli Anunnaki dei Sumeri e Babilonesi, sono i Teoi dei Greci, sono esattamente gli stessi individui. In Egitto lo scienziato del Pantheon era Ptah, cioè che era l'equivalente di Poseidone per i greci o di Enki che per i Sumeri babilonesi. Quindi l'olivo è già di per sé una pianta potenzialmente immortale, tanto è vero che può vivere migliaia di anni, una cosa che stride in relazione al nostro orologio biologico che, se proprio ci va bene, non viviamo in Italia ma in Svezia, ma col sole italiano, eccetera, arriviamo con un'alimentazione mediterranea, magari se arriviamo a 80, 85 anni e timbriamo il cartellino 85 anni ci va di lusso, no? Quindi questo è già un'altra informazione che ci fa intuire che magari forse l'orologio biologico della nostra specie aveva lancette un po' più lunghe in antichità. Ma vabbè, questa è una deduzione mia, che può essere anche insomma, una forzatura. No, no, è una deduzione assolutamente plausibile Ecco, a diciamo che. rileggere i testi antichi. Esatto, sì, esatto, anche perché poi i testi antichi parlano di queste divinità. Cioè, la discrimine più importante tra gli uomini e Era questa appunto civiltà dotata di questa era proprio una di quelle, era proprio la longevità, no? Cioè, esattamente. loro vivevano di più. Tu hai citato, Anche se Samantha, i proprio. patriarchi, per esempio, vivevano molti, molti più anni. Noè, Esatto, Matusalemme, esatto. Questo Enoch. ci fa. Questo, guarda, becco tutti e due, quindi sia te, Francesco, che Samantha. Samantha aveva parlato prima dei telomeri, no? Cioè, oggi noi. Sappiamo, comunque abbiamo imparato qualcosa sui telomeri, cioè praticamente che è correlato alla lunghezza del nostro orologio biologico, no? Quindi, per esempio, dello stress ossidativo, non lo so, magari determinato dal fatto che siamo stati 3 mesi in casa, no? Magari può far accorciare i telomeri, quindi creare un danno alle nostre cellule. Per esempio, i greci, a tal proposito, sono celebri per il mito delle parche, del filo della vita, e loro che cosa ci avevano detto? Che il fato, laddove il fato è appunto la lunghezza della nostra vita, era quantificabile in un filo, no? Ed erano le parche, laddove le parche non Le erano tre parti, sì. non erano le streghe col naso lungo, no? Le parche avevano, se andiamo a fare dei confronti, erano delle genetiste, sembravano, insomma, comunque, o persone di scienza, no? Non come quelle del nostro comitato tecnico-scientifico, ma di scienza quella vera, No, e che per appunto carità. tagliavano come questa parte, no? Tagliavano il filo, in base a dove tagliavano il filo, no? Tu vivevi 30 anni piuttosto che 40 o 50 anni. A me questa sembra, no, un modo figurato proprio per spiegare, come spiegheresti tu la genetica a un bambino, no? Con un mito, con una favola che però comunque contiene degli elementi molto concreti, appunto scientifici nel senso di scienza sperimentale, no? C'è qualcosa che puoi esperire. Detto ciò, ecco, noi se andremo a vedere alla chimica interna dell'olio d'oliva, visto che ci sono all'interno degli elementi che vanno a modificare il genoma, no? Quindi andando a modificare il genoma ci sono delle sezioni, quindi geni che sono diciamo relazionabili proprio alla lunghezza della vita, andiamo ad agire indirettamente proprio sul nostro orologio biologico. Questa è la parte infatti che
mi piacerebbe affrontare, esplorare, che io comunque nel libro Albero della Vita ho esplorato, ma uscendo fuori dal semplice principio degli antiossidanti, cioè che nessuno poi va a esplorare meglio, ecco, che cosa vuol dire, ah, perché contiene dentro degli antiossidanti, no? Come se fosse non so, è la stessa cosa che ti dicono quando ti bevi una spremuta, no? Beviti la spremuta perché insomma è ricco di vitamina C, antiossidanti, eccetera. No, andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio. Ovviamente, ribadisco, io non sono un biologo né ho una laurea in scienze politiche che mi posso permettere di entrare nel merito, no? Però diamo qualche informazione, la possiamo comunque dare a tal proposito. Tra l'altro io relata refer, no? Si dice, no? Quindi parliamo, io cito delle ricerche di dottori italiani, tra l'altro non in quanto italiani, ma in quanto dottori, no? Che dite già un passo avanti. Nella fattispecie abbiamo il professor Antonio Moschetta, che tra l'altro ha anche scritto dei libri al riguardo, che vi invito a leggere, guarda, ancor prima che il mio libro, preferisco veramente far pubblicità al suo, ecco, no? Per farvi capire che alla fine è la verità quello che conta, no? Chi se ne frega dei libri. Che è un docente di medicina interna delle facoltà dell'Università di Bari. E lui fa uno studio proprio sulle cultivar pugliesi, anche perché lui è pugliese, come il sottoscritto, anche se non sembrerebbe dall'accento milanese imbruttito, e perché le olive pugliesi, innanzitutto, no? Perché sono quelle più ricche di polifenoli, che quindi dal punto di vista officinale sono le cultivar pugliesi, sono quelle più salutari, ecco, se la vogliamo mettere così. E niente, lui spiega proprio questo concetto che cercherò di semplificare, cioè l'olio extravergine d'oliva è importante proprio per il suo ruolo, proprio perché può modificare, poi scusate, interagire in senso epigenetico, cioè senza alterare il DNA, ma interagire con il DNA, e Ecco. accendere determinati geni che appunto codificano determinate proteine che a loro volta sono vitali per, insomma, per il nostro organismo e che hanno un ruolo per quelli che sono per i processi infiammatori, no? Considerate che noi ancora ci stiamo capendo poco su come funzionano i processi infiammatori, perché da questi de derivano proprio diciamo tutte le malattie, che dite, no? O l'eventuale risposta a determinate malattie. Quindi sono questi processi sono la chiave per trovare la cura, no? Per tante malattie degenerative, tra cui appunto il tumore, i tumori, insomma, perché non esiste solo uno, no? E anche perché appunto l'olio d'oliva va a spegnere, avendo un'azione antinfiammatoria, va a spegnere proprio delle infiammazioni, magari latenti, che sono latentizzate negli anni e che poi dopo possono portare a malattie degenerative abbastanza gravi. Ecco, questo è la finestra da cui io sono entrato e che spero poi dopo di allargarla con altre riflessioni e con altri dati, no? Consideriamo che l'olio d'oliva, l'olio extravergine di oliva, non fatevi fregare dalla dicitura perché ma olio d'oliva è un'altra roba, quindi se c'è scritto olio d'oliva e basta, molto probabilmente, cioè non è olio di prima spremitura, prima e unica spremitura, aggiungo, perché la seconda spremitura è un'altra roba. Ecco, è importante perché al suo interno contiene, per quello che riguarda le cultivar italiane, per più del 70% parliamo di acido oleico, che abbiamo detto avere un importante ruolo per regolamentare i processi infiammatori. Poi vi sono diciamo delle molecole, i cosiddetti polifenoli, che sono importanti proprio perché vanno a regolare i processi ossidativi. E quindi
Insomma, l'olio d'oliva, l'olio extravergine d'oliva è un cocktail, è un farmaco, perché dal 2018 persino la Food and Drug Administration della civiltà, dell'inciviltà della Coca-Cola, no? Perché il Mediterraneo è la civiltà dell'olio d'oliva, no? L'America invece è la civiltà della Coca-Cola. Ecco, perfino loro, perfino gli americani, hanno riconosciuto che è un farmaco, quindi non semplicemente un alimento che fa bene, ma un farmaco, quindi una medicina. Ma lo sai che in molti supermercati negli USA l'olio d'olivo è posizionato sugli scaffali dei farmaci e non sugli scaffali degli Sì, alimenti? esatto, esattamente. Ma poi vi dico questa che è un'immagine bellissima, che però non è soltanto un'immagine bellissima, no? Anche, è una verità molto incredibile a mio modo di vedere. Cioè, considerate che gli esseri umani, almeno quelli che appartengono a quella specie, che ultimamente non sono molti, quindi sono abbastanza rari, allora, insomma, le cellule degli esseri umani praticamente sono costituite da 100, da, scusate, 20-23 mila geni. Parliamo di geni codificanti, quindi non di geni non codificanti, ossia quelli che rientrano nel cosiddetto junk DNA, cioè DNA spazzatura. Allora, i numeri sono approssimati, anche perché poi c'è come dovrebbe succedere in scienza, no? Non c'è un dogma, no? Cioè, oggi sanno che sono 23, più o meno 23.000, magari domani scoprono che in realtà sono di più, anche perché dopo aver mappato il genoma umano si aspettavano che vi fossero almeno 100.000 geni, no? Poi invece hanno scoperto che erano molti di meno, e considerate che il moscerino della frutta, che nel nostro Parlamento sarebbe uno statista, però contiene 19.000 geni più o meno, no? Quindi Sei 4.000 geni di differenza, un 4.000 geni. fenomeno, Davide, veramente. No, Se però. ti vieni tutti i pomeriggi, almeno ci facciamo quattro risate. No, perché io trovando poche persone divertenti, no? Cioè, infatti, l'unico che riesce a tirarmi sul morale è Aldo Nove, no? Che è un poeta incredibile. E lui, anche quando dice poeta in modo disincantato, mi fa star bene, è proprio una medicina come l'olio d'oliva. Però, appunto, considerate, no? Che su 23.000 geni, l'olio d'oliva ne accende, quindi noi ogni volta che beviamo Olio d'oliva. l'olio d'oliva ne accende potenzialmente circa 1.000. Allora, ho detto una mezza verità e vi spiego meglio. Ho detto potenzialmente. Perché? Perché l'olio d'oliva fa bene, ok? Però dipende anche come stai te, nel senso che un obeso o per esempio un diabetico, se assumesse lo stesso quantitativo che, non lo so, che assumo io, che non sono diabetico e diciamo che sto bene, mettiamola così, faccio attività fisica, eccetera, se ne attiverebbero la metà. Quindi su circa 1.000 se ne attiverebbero 50%. Questo è incredibile, perché ci dice che. Quindi, innanzitutto, non esiste una cosiddetta medicina in sé, dipende innanzitutto anche proprio da come tu stai nel momento in cui assumi quel prodotto, no? E soprattutto, Francesco, se ti ricordi, noi avevamo speculato sulla differenza tra gli dèi, i cosiddetti dèi, e noi uomini, cioè che magari l'olio d'oliva a noi ci allunga la vita di 20 anni, ipotizziamo, ma a chi aveva un orologio biologico, diciamo, migliore del nostro, chiaramente funziona esponenzialmente, no? Certamente faccio un esempio estremo, no? Se l'olio d'oliva lo assumesse Ercole, sicuramente farebbe meglio a lui esponenzialmente che a me, che Ercole non sono. Mettiamola con Cristiano Ronaldo, facciamo Cristiano Ronaldo. Ecco, mettiamola, anche se credo di batterlo, non a calcio però. E a conto corrente, no? No, però questa è un'informazione molto, molto importante. Ecco, però voi immaginatevi i vostri geni come un planetario di 23.000 geni più, ripeto, sono stime perché poi ci sono delle varie teorie e nella scienza non ci sono appunto dogmi, quindi sono numeri che domani possono essere modificati, no? Molti dicono sono 23, 20, 23.000 codificanti e 5.000 non codificanti, cioè che quindi non sono legati all'espressione di una proteina. Tra parentesi, all'inizio si pensava che
per ogni gene ci fosse appunto una proteina, cioè ogni gene esprimeva e codificava una proteina, ma non era l'uno vale uno del Movimento 5 Stelle, insomma, non era così propriamente, era un po' più complesso, no? E quindi questo però è importante, immaginate quindi che si accendono quasi circa 1.000 geni, quindi 1.000 geni cominciano a lavorare, no? Anche qui, informazione, il 70% di questi geni coinvolti, che vengono accesi ogni volta che viene assunto olio d'oliva, varia in base alla cultivar. Quindi non ha senso nemmeno parlare di olio d'oliva, perché esistono, quanti abbiamo detto, 1575 cultivar? Esistono 1575 tipi di olio d'oliva, i quali a loro volta accendono geni diversi. Devo Chiaramente, dire una cosa, Davide, vai. scusami se ti interrompo, scusa la cafonata, ma ora capirai perché. Come ho detto, il mio progetto si integra meravigliosamente, un'affinità elettiva col tuo studio. Sarò veloce. Ogni ulivo che noi siamo andati a far suonare, a far cantare, variava in base alla persona che andava a prendere le frequenze di quell'ulivo. Queste musiche che stanno andando negli ospedali, a ogni persona fa un effetto completamente diverso. Stiamo vedendo, ad esempio, che chi ha aritmie cardiache, quel suono va ad aiutare un'armonia cardiaca. Lo stesso suono, chi ha problemi di sbilanciamento dei due emisferi, ok? Quindi magari può essere quella che noi chiamiamo la depressione, va a lavorare sulla depressione. Quindi è come, ad esempio, nella musica frequenziale degli ulivi, andasse a creare una medicina ad hoc in base alla necessità dell'equilibrio del corpo a cui ci stiamo riferendo. Ma non solo, e qua poi mi taccio per farti capire com'è in coerenza con quello che tu dici. Da questo olio di cui abbiamo creato questi prodotti sulla pelle stanno avendo delle differenti risultati in base alla necessità dello squilibrio della pelle, una psoriasi oppure un'altra dermatite atopica. Quindi è come se l'ulivo contenesse l'olio un'intelligenza e andasse a sanare dove c'è lo squilibrio, perché la malattia è uno squilibrio, un'assenza di armonia. Esatto. Ok, scusa la No, cafonata, no, ma entra troppo bene con te. mi hai dato due assist importanti, in vero, visto che mi sono paragonato a Cristiano Ronaldo illegittimamente, no? Ti mi hai dato due assist. Beh, allora, il primo è prettamente filosofico, no? Anche, o meglio, questa è la posizione di Nikola Tesla, che se non è scienziato lui, non so chi può esserlo. Il fatto che noi ci vediamo corporei, cioè fisici, no? Ci rende prede di un inganno che noi siamo separati dall'ambiente, no? Cioè io quando cammino stacco i piedi dal suolo e quindi sono fondamentalmente un'altra cosa. Gli alberi hanno delle radici, sono ancorati al suolo e quindi io li considero invece parte, per esempio, del pianeta. Questa è un'illusione proprio dei nostri sensi, perché noi non dobbiamo vedere, qua è appunto una citazione di Tesla, non mia, noi dobbiamo vedere tutto in termini di energia, no? Quindi le ombre, le immagini sono delle approssimazioni forfettarie, se mi concedete, se mi passate l'espressione. Noi siamo semplicemente molecole, atomi di energia che vibrano, no? Poi il fatto che chiaramente i tuoi Te i tuoi atomi, i cosiddetti tuoi atomi formino un'immagine migliore della mia, questo è un altro discorso, no? Però noi comunque siamo un tutt'uno, e questo era molto ben chiaro, no? Agli antichi, no? Ai filosofi antichi quantomeno. Quindi non c'è nessuna distanza, ecco, tra noi e il mondo, noi siamo il mondo. Ma quello che tu hai detto è una Potremmo definirla anche come una legge di complementarità, che noi la possiamo vedere anche in biologia. E mi spiego con un esempio proprio abbastanza eloquente. Cioè, prima ho parlato dell'acido oleico, che
che è molto importante proprio per i motivi che ho spiegato prima, no? Noi abbiamo un enzima che si chiama SCD1, che è in grado, praticamente, è contenuto nell'epitelio intestinale. E queste sono cose che ho imparato all'università di filosofia, se vai all'università di studi Milano. No, scherzo. E, parlando di Socrate e di Platone, parlavamo di questo. No, Ogni però. tanto ci infilate dentro l'SCD1. Esatto, no, però capitava mentre ne parlavamo. Però questo enzima dà la possibilità appunto di sintetizzare acido oleico. Cosa succede quando noi non assumiamo acido oleico? Quindi quando non assumiamo fondamentalmente l'olio d'oliva, che comincia ad attivarsi un processo di infiammazione. E quindi da lì poi subentrano, possono subentrare tumori, per esempio intestinali, bla bla bla, via discorrendo, no? Però questa cosa qua è importante perché ci fa capire che, guarda caso, nel nostro corpo c'è un enzima che si sposa perfettamente con delle molecole che sono ottenute, che sono in una pianta che non fa parte del nostro corpo, che è, no? È l'olivo, è lì fuori, cioè io cosa c'entro con l'olivo, no? E invece no. Cioè, siamo collegati, per esempio, da un enzima, ma questo enzima qui cioè, è a caso? Boh, è tutto casuale? Non lo so. Cioè, è interessante proprio questa complementarità e ne vedremo poi dopo, farò poi l'esempio della complementarità per eccellenza, ma teniamo alla fine come dolce o voi mi dovrete avvisare facendomi un occhiolino o dandomi un calcio sotto il tavolo virtuale. Quindi purtroppo non potete tirare i calci da remoto, no? Però è importante, cioè, che certamente noi, ognuno di noi ha un campo, e per ognuno di noi intendo dire sia le piante che gli esseri umani, no? Sono tanti campi che insieme, costituiscono quello che Hegel, per esempio, chiamava lo spirito del mondo, no? O magari potrebbero chiamarlo Gaia o altro. E quindi io non ho dubbi alcuno sul fatto che esista una complementarità tra noi e alcuni elementi, anche laddove questi elementi siano stati modificati artificialmente, no? Perché chi ha fatto determinate modifiche, le ha fatte proprio senza alterare determinati equilibri, ok? Cioè, che è esattamente invece il contrario di quello che stiamo facendo noi. Perché la modifica non è sbagliata, la modifica è sbagliata laddove è contraria al sistema. Tanto è vero che il sistema, il cosiddetto sistema, va a correggere tutto ciò che è deforme, no? Ed è quello che chiamava Darwin selezione naturale, che esiste, no? Ma non solo, non solo. Però vedi anche lì Davide, ma non è che quello che tu dici, questa legge naturale, appartiene a una legge cosmica di come devono andare le cose? Beh, certo. Cioè, la famosa onda stazionaria, nel senso che tu devi sapere, ti do un duplice spunto, da quando ho iniziato questo progetto, tutte le persone che hanno partecipato con noi, gli si sono aperte le porte. Questo progetto che sembrava folle, siamo arrivati a portarlo in un ospedale italiano che non è il momento ideale per portare la musica degli ulivi, eppure è stato accolto a braccia aperte. No, i nostri prodotti stanno avendo dei risultati eccezionali. Non è che se tu sei in linea, in affinità elettive con le leggi cosmiche dell'universo, non ne abusi, ma le usi per il bene della collettività. Allora l'universo ti risponde a specchio. Allora, quella legge, chiamiamola legge, no? Quel principio ordinante, i greci lo chiamavano nous, qua rendo fieri i miei ex professori, no? Cioè questo intelletto che soggiaceva all'ordine del mondo, e noi di questa razionalità intrinseca del mondo, chiamiamola così, no? Che è armonia, no? Perché poi è questo, è armonia. La malattia è tutto ciò che non è, è tutto ciò che rompe. E tutto ciò che rompe l'armonia. Considerate, per esempio, che, cioè, ma questo non è una, ovviamente qua svesto i panni da finto chimico e finto biologo e rimetto quelli da filosofo, no? Considerate, che persino, i tumori, no? Sono un'espressione della, ricerca della vita, perché sono
cellule, hanno visto che sono cellule che si sono ambientate in un ambiente privo di ossigeno e quindi adattandosi, si sono dovute adattare per vivere, si sono dovute adattare in un ambiente privo di ossigeno, no? E quindi quella cellula che ce la fa, poi dopo chiaramente si replica e va a creare il danno. Quindi persino il tumore, che è l'espressione del non essere, del male, della morte, in realtà è generato dall'adattamento per vivere, che è un paradosso da cui non se ne esce, che chiudo, no? Quindi chiaramente tutto è, l'universo è un orologio in perfetta armonia, o comunque non in perfetta armonia, che tende all'armonia, ecco, no? Perché poi di elementi dissonanti ce ne sono. Solo che appunto noi esseri umani crediamo erroneamente di essere fuori da questo circuito, no? E di non esserne condizionati, no? Perché addirittura magari di comandarlo in questo circuito, cosa che invece mi riaggancio però al secondo assist, perché il primo era di natura filosofica, no? Il secondo invece è di natura fisiologica, cioè al beneficio che l'olio già di per sé, quindi darebbe proprio sulla pelle, cioè in quanto questo è vero, scusate, questo è vero. Noi possiamo vedere che, per esempio, applicare dell'olio extravergine sulla pelle, su un derma irritato, non so, la luce solare, per esempio, dalle radiazioni ultraviolette, ne può trarre beneficio. E va anzi a impedire un'ulcerosi della pelle che poi può portare a dei melanomi. Motivo per cui, infatti, molti dottori, diciamo, istruiti, ecco, al riguardo, magari suggeriscono anche di mettere un pochino di olio d'oliva, laddove sulla pelle di un paziente che è stato trattato con radiazioni, appunto, proprio per, non so, radioterapia o altro, proprio perché ne reca un beneficio. Ecco, questa informazione qua la sapevano, faceva parte del corpus di conoscenze dei greci, per esempio, lo troviamo anche ben descritto, a mio modo di vedere, no? Nelle opere di Omero, chiunque egli fosse, è che lì si parlava di olio di ambrosia, no? E dove spiegavano come questo olio di ambrosia servisse proprio non solo come alimento per donare l'immortalità, ma anche proprio per ringiovanire la pelle, per curarla, medicarla. Cioè, ovviamente questo olio di ambrosia, ovviamente non si parla di olio d'oliva, no? Però diciamo che dalla descrizione che viene fornita sembra proprio che questo olio di ambrosia, io nel libro l'ho declinato, l'ho spiegato molto bene nel dettaglio, contenesse certamente l'olio d'oliva e altri elementi addizionali, tra cui per esempio la mirra. La mirra che era un'ambra, cioè scusate, la mirra che era una resina, esattamente come l'ambra. Infatti ambrosia deriva da ambr, che vuol dire ciò che non muore, ciò che è immortale. E infatti se voi andate a vedere il colore della mirra, è proprio dorata, no? È una resina dorata, che non a caso infatti venne regalata a Gesù. Ma qua non apro questo capitolo, forse lo apriremo magari un'altra volta. Proprio perché aveva un ruolo, cioè non aveva un ruolo simbolico, no? Cioè quest'ambra, quindi questa, scusate, questa resina addizionata all'olio e ad altri elementi creava proprio un olio di ambrosia che aveva delle capacità, non dico taumaturgiche, però diciamo che poteva togliere parecchi anni. Noi oggi ci stiamo arrivando, la cosmetica moderna, insomma, un po' sta approfondendo determinati studi che io ho citato poi nel libro, e mi riferisco, tra questi elementi addizionali, quindi all'olio e alla resina, eccetera, anche di alcuni metalli. Questo è un altro capitolo, che però sono sempre legati poi all'importanza dell'olio d'oliva. E niente, per
cos'altro possiamo dire? Ecco, l'olio Ma io devo d'oliva. chiederti una Vai, cosa, sì. quando tu parlavi di miscelare questa ambrosia, l'amrita, che era in realtà l'elisir, quello tanto ambito, tutti ambiscono a questa amrita, se ne è parlato da un punto di vista simbolico e pratico, no? Ecco, lasciamo perdere le guerre tra Deva e Asura per l'amrita, non è il tema della trasmissione, ma tu hai capito benissimo dove voglio andare a parare. Questi telomeri, questi filamenti, non è vero che non possono allungarsi, perché la scienza moderna ci dice che una volta accorciati ti sei giocata la chance, non si possono più allungare. Secondo me non è vero, tant'è che gli antichi egizi, che con gli dei avevano a che fare in maniera colloquiale, mi prendo la responsabilità di quello che dico, sapevano benissimo che questi telomeri potevano essere allungati, tant'è che insieme a dei mantra speciali che ahimè temo siano ancora segreti, loro miscelavano l'amrita, ambrosia, chiamiamolo olio extravergine d'oliva vero, con la polvere d'oro. Si mettevano questa cosa sul corpo e si esponevano 2 ore prima del tramonto. Allora, o questi erano totalmente matti, ma io non penso di no, oppure qualcosa sapevano. Cioè, c'è un'effettiva capacità sia interiore ed esteriore di aumentare, secondo te, Davide, i telomeri? Poi il gioco è quello. Il gioco è quello. Allora, vabbè, secondo me dovremmo giocare a calcio io e te, perché te sfori una serie di assist, io poi magari fare schifo, non segno, non segnerei neanche una, infatti giocavo in porta, ecco. Però, allora, Ma sì. calcio è quello sport dove devi buttare la palla dentro in 2 cose con la Beh, rete? buonanotte. Vabbè, ritiro la metafora e mi scuso, anzi. No, ecco, io... Ho capito benissimo ciò che intendi, infatti lo tenevo alla fine, allora diciamolo per bene. Ogni civiltà chiaramente si riferisce a questo, appunto i greci la chiamano Ambrosia, in India la chiamavano Amrita. Ecco, io ho cercato di mettere a confronto proprio i risultati. Il corpus di conoscenze di ogni civiltà. E sono arrivato a una conclusione. Che poi dopo questa conclusione non sia ancora al vaglio della scienza è un altro discorso, no? Anche se non è vero neanche questo, perché comunque gli scienziati non sono quelli che vanno in televisione, comunque non la maggior parte. Cioè il fatto che, pensiamo alla medicina ayurvedica, no? La medicina ayurvedica, che cosa, ovviamente banalizzo, cerco di sintetizzarla, no? Però loro erano convinti, ecco, parliamo dalla loro convinzione, di riuscire a purificare qualunque cosa significhi purificare, no? E io poi darò un'interpretazione, determinati metalli nobili, tra cui per esempio l'oro, o cui per esempio il mercurio. Ma questi metalli, purificare per quale motivo? E beh, perché questi metalli, tra l'altro mercurio e l'oro, sono vicini nella tavola periodica, aggiungiamo, chiusa parentesi. Per quale motivo purificarli? Che per me questo purificare voleva dire rendere biodisponibili, no? Per quale motivo? Perché se questi metalli non venivano purificati, quindi non venivano resi biodisponibili, erano, come ha insegnato il buon Stefano Montanari, che è un nanopatologo, dei proiettili nelle cellule del corpo. Questo, quindi, la prospettiva che dei metalli, addirittura Mauro Bighino, lui suggerisce la prospettiva, cioè l'idea che l'oro, che era molto importante per gli dei, tant'è vero che l'essere umano sarebbe stato creato sulla base di quello che dice Zaccaria Sitchi nelle sue Per ricerche, cercare l'oro, sì. proprio per estrarre l'oro, no? Potesse essere utile per placcare i telomeri e impedirne lo sfaldamento. Chiusa di nuovo anche questa parentesi qua, no? Però, ritornando al cercare di purificare, cioè rendere più disponibili determinati metalli, potrebbe non essere una cazzata, nel senso, mettiamo mille potrebbe, mille condizionali, no? Per quale motivo? Perché l'olio,
cioè, attenzione, li utilizzavano per purificare questi metalli, sempre nella medicina ayurvedica, degli oli, ok? Quindi utilizzavano degli oli. Quindi, ovviamente, per noi l'olio più importante, e beh, qual è l'olio più importante per noi che dovremmo essere rappresentanti della civiltà mediterranea? È l'olio d'oliva. E guarda caso, l'olio d'oliva è importante, questa era l'ultima dei motivi per cui l'olio è importante, cioè per il suo coefficiente, cioè lui va a favorire l'assorbimento di determinati sali, no? Considerate che, e nutrienti, considerate in questo caso il riferimento è ai sali dell'oro, cioè ovviamente noi non lo sappiamo se l'olio, io suggerisco l'ipotesi che forse l'olio d'oliva possa essere stato utilizzato come mezzo per permettere un miglior assorbimento di determinati metalli, nella fattispecie si parla dell'oro, i sali dell'oro, e permettergli così di esplicare determinate proprietà che noi sappiamo già avere, quindi qua non è una teoria, non è filosofia, non è metafisica, l'oro in effetti ha delle proprietà oncosoppressive. Io infatti nel mio libro cito degli studi italiani dove si parla proprio delle proprietà oncosoppressive dell'oro che è stato somministrato via endovena, parliamo di nanoparticelle d'oro, quindi non l'oro così dal gioiello, dal comprooro, no? Quindi, è stato somministrato endovena a dei vitelli malati di tumore, e queste dopo essere state irrorate di radiazioni infrarosse, e adesso torno a quello che mi hai detto te, Samantha, cioè sulla luce del tramonto, no? Perché la luce del tramonto? Perché i raggi ultravioletti sono minori, no? E quindi crea, perché i raggi ultravioletti è quello che crea il danno, no? ai raggi ultravioletti, no? Ecco, quindi questa ricerca che cosa dice? Che di questo dottore dell'Università di Pisa, di questo ricercatore dell'Università di Pisa, appunto, che irrorando queste nanoparticelle d'oro e iniettandole in dovena, queste vanno a collocarsi, colpire, a circondare le cellule tumorali e rilasciano il calore dell'energia della radiazione infrarossa, distruggendole. Ora, il discorso qual è? Ma allora cosa c'entra l'olio d'oliva? Perché lì si parla di un trattamento farmacologico via endovena e quindi ed è una roba. Ma se tu vuoi assimilare determinati principi, noi le medicine, non tutti i farmaci li assumiamo endovena, no? Ma alcuni li prendiamo come? Mangiandoli, no? Quindi lì è importante che un principio attivo, a prescindere adesso da quale sia, no? Anche l'aspirina, prendiamo l'aspirina, no? Che appunto è importante che il principio attivo superi le barriere intestinali, ma soprattutto venga assorbito. Ecco, in questa capacità, in questo assorbimento, in questo coefficiente di assorbimento, l'olio d'oliva gioca un ruolo molto molto importante. Tanto è vero che io infatti l'unica cosa che mi ero preparato oggi da leggere riguardava proprio questo, perché qua parliamo dei Sumeri, quindi più di 6.000 anni fa, cioè per i Sumeri la medicina, intesa proprio, quindi non le scienze politiche, ma la medicina, quella vera, era la conoscenza dell'olio e dell'acqua. Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Che i Sumeri sapevano benissimo che ci sono alcuni nutrienti che sono idrofobi, cioè non si legano con l'acqua, ma hanno bisogno di un... non si sciolgono in acqua, quindi hanno bisogno di un grasso per poter essere assorbiti dal nostro metabolismo. Senza quel grasso, appunto, non si assorbe nulla. Pensate, per esempio, al latte materno. Se il latte materno, e questo è il paragone per eccellenza, contiene acidi omega 3 e omega 6, e in virtù del rapporto che c'è tra gli acidi omega 3 e omega 6, permette un perfetto assorbimento dei nutrienti della madre al figlio. Ecco, sappiate che in natura l'unica cosa che è in grado di eguagliare perfettamente quel rapporto, lo stesso rapporto di acidi omega 3 e omega 6 del latte materno, è l'olio d'oliva. Cioè l'olio d'oliva è
un perfetto surrogato, e surrogato è anche negativa, come ha un'accezione negativa, del latte materno, cioè permette un assorbimento incredibile dei nutrienti, così come anche di qualcosa di tossico, quindi attenzione, no? Però appunto, questa infatti è la mia suggestione che io lancio ovviamente a biologi, ricercatori che avranno la pazienza di andare a leggere la mia teoria, sì, ma poi dopo le fonti che io porto, no? Considerate ragazzi che già oggi i metalli vengono utilizzati per, diciamo, nel campo, per esempio nel campo oncologico, no? Non discuto i risultati perché non ho titolo per poterlo fare, però pensate al platino, no? Il platino è uno dei più importanti chemioterapici che viene utilizzato ad oggi, perché in effetti il platino ha le stesse, prima avevamo parlato dell'oro, considerate che anche qui l'oro e il platino sono appaiati nella tavola periodica, quindi sono molto simili. E il cisplatino, quindi in particolare il cisplatino, viene utilizzato come chemioterapico proprio per le sue capacità oncosoppressive. Il problema del platino, quello che sto dicendo ovviamente non è mia deduzione, quindi io ho letto delle ricerche, più di 150 pagine di ricerche, che spiegano come il problema del cisplatino, per esempio, è che interagisce molto col DNA e lo modifica fino a quando poi. Però non, purtroppo, quindi riesce sia a esprimere le sue proprietà oncosoppressive, ma che cosa succede? Non viene smaltito dal corpo, quindi va a avvelenare reni, fegato, e quindi succede poi quello che succede, no? Quando ci si avvelena. E quindi motivo per cui i ricercatori hanno orientato i loro protocolli, hanno orientato le loro indagini sull'oro, perché l'oro, appunto, non ha quel difetto, tra virgolette. Il problema dell'oro è che non si lega al DNA. Ma, e questo è sempre il risultato di una ricerca che vado a citare, però l'oro comunque agisce indirettamente su determinate proteine. Ora, noi abbiamo detto prima che, guarda caso, l'olio d'oliva va ad accendere alcuni geni che esprimono e codificano determinate proteine. Quindi in virtù di questo io ho suggerito il fatto che magari l'olio d'oliva può fungere da ponte proprio tra il DNA, insomma, e dei metalli come l'oro, però l'oro nella sua architettura molecolare specifica, che non lo so quale sia, infatti in queste ricerche cercano, provano con l'oro monatomico, l'oro diatomico, considerate che già l'oro viene utilizzato per l'artrite reumatoide, in quanto per le sue capacità antinfiammatorie, no? Con però degli effetti collaterali, proprio perché appunto non viene smaltito. Quindi, L'oro non... colloidale anche. esatto, perché però appunto non bisogna vederlo, anche perché poi sulla base di quell'altra ricerca, comunque quest'oro va irrorato per non lasciare poi dopo scorie, quindi residui Certo. all'interno, con le radiazioni infrarosse. Tra l'altro, Certo. cioè, capite che però noi stiamo parlando sì di qualcosa di trascendentale da una parte, ma dall'altra no, perché comunque le radiazioni infrarosse, parliamo della luce solare, no? Non stiamo parlando di che bisogna avere cioè, il reattore gamma che ha creato l'incredibile Hulk, no? Davide, sai perché io mi sono buttata in questo progetto? Perché nei miei tre figli, la mia ultima figlia, improvvisamente a 18 mesi, arrivò a una psoriasi di quelle violentissime e questi dermatologi non mi soddisfacevano. Io ho iniziato a curarla, come diceva mia nonna, con l'olio extravergine d'oliva, quello vero. E il risultato è stato eccezionale. Ecco perché mi sono buttata in questo progetto, perché l'ho vissuto da mamma sulla mia pelle. Cioè, mia figlia è guarita in 3 mesi a dispetto di tutte le creme costosissime che andavo a comprare e delle teorie degli scienziati. Quindi capisci, l'ho vissuta sulla mia pelle. Però io facevo l'attivazione 1 ora prima del tramonto. Cioè, è necessaria la luce solare, quella è l'aspetto alchimico, è fondamentale. Ecco, vedi, nel contesto dell'olio, per esempio, esporlo alla luce solare va a far ossidare determinati, per esempio, i polifenoli, no? Però questo
nei confronti di alcuni metalli, se queste nanoparticelle vengono esposte a delle radiazioni infrarosse, no? Si comportano in un modo che noi ignoriamo, perché, cioè, o meglio, ignoriamo. Stiamo cominciando ora a capirci qualcosa. E tra l'altro, gli antichi conoscevano benissimo effetti anche fotosensibili, insomma, in relazione alle nanoparticelle. Nell'altra puntata abbiamo fatto vedere Ce l'abbiamo quella foto, se vuoi la facciamo vedere. la coppa di Licurgo, no? Che è costituita in un vetro di Croico, su questo vetro troviamo nanoparticelle d'argento e d'oro che, esposte alla luce solare e alla radiazione infrarossa, cambiano colore, no? Ecco, quindi immaginate, quindi questo, se questo vale dal punto di vista anche visivo, immaginiamo, no? Addirittura con ripeto, sulla base di quella ricerca, noi abbiamo che quella radiazione infrarossa viene veicolata attraverso queste nanoparticelle per distruggere dei tumori. Cioè, Sì. quindi, ripeto, Allora, se guarda, loro non le hanno dimmi. dette a caso gli antichi, secondo me, Ma la cosa, infatti, la cosa più determinate cose, interessante che no? sta emergendo da tutta questa narrazione di questa sera è che questo comunque era un background che apparteneva a delle culture che non dovrebbero averlo avuto. Sì. Adesso, insomma, in qualche maniera ho letto anche un commento che è arrivato da Victor Nunzi, che salutiamo, che ci segue, ringraziamo. Ecco, vedi, gli elementi di questo pianeta erano ben noti nei tempi antichi, una conoscenza superiore, ciò rendeva le divinità divinità. Se non ricordo male, io poi, tra l'altro, non ho fatto studi umanistici classici, vengo fuori da UNITIS, quindi non ho studiato i meeting, se non, insomma, nel dopo la scuola ho recuperato qualcosa. Insomma, Atena, se non ricordo male, aveva fatto dono dell'ulivo agli umani, perché voleva che in qualche maniera si evolvessero. Quindi, o siano miti greci, o siano miti sumeri come quelli che, attenzione, Victor Nunzi, o l'Amritta dei miti dei Veda indiani. Il punto è sempre quello: cioè, questa pianta, queste proprietà così preziose dell'ulivo erano ben conosciuti. Mi Sì, sembra distribuiti equamente in tutto il pianeta, la superficie del pianeta. il punto, allora, il buon Victor che saluto, nel suo libro La regalità degli dei, che dovrebbe essere sui comodini di tutti, no? No, perché lui riporta, per esempio, le cronache di Beroso, no? Dove lui va a snocciolare dei dati sulla vita di sovrani Sì, sumeri, eccetera, che contempla i migliaia di anni. Esatto, sì. Ora, questi numeri convergono con poi dopo le liste di Manetone, piuttosto che la stessa Bibbia, appunto, abbiamo visto, no? Che ci sono alcuni patriarchi che, insomma, cioè, l'INPS sarebbe andato in fallimento, cazzo, se vivi fino a 900 anni, no? Già adesso sta sudando l'INPS, figuratevi, no? Con Però, alcuni insomma, qualche patriarchi. boccata di ossigeno l'ha ripresa in questi ultimi 3 anni. Sì, esatto, diciamo che qualcosa è successo, no? La provvidenza del diavolo. Però io sono fermamente convinto che l'alimentazione giocasse un ruolo chiave, cioè per modificare, perché noi abbiamo visto che l'olio d'oliva, poi ripeto, magari ci saranno anche altre piante, anche perché di piante, per così dire, divine, cioè modificate dagli dèi, modellate, no? Sì. Ce ne sono tante. Io infatti ho fatto l'esempio dell'olivo, ma noi abbiamo visto, per esempio, il Gran Turco, Sì, il mais per la il me mais, che è comparso esattamente anche lì 10.000 anni fa, contemporaneamente Sud in America, sì, Messico, certo, Sud in America. Messico. Dall'altra parte, in Cina, abbiamo trovato, sempre in quel periodo lì, non è saltato fuori il frumento, ma è saltato fuori il Sì. miglio, no, quindi un altro cereale. No? Quindi anche lì parliamo delle stesse identiche divinità, perché lì in Cina, per esempio, ho scritto un libro insieme al mio amico e archeologo indipendente Luca Zampi, dove faccio proprio dei confronti, facciamo dei confronti proprio tra le varie civiltà, e lì abbiamo Nuwa, che è la dea della vita, che è l'equivalente di Nimma, abbiamo l'equivalente di Enki. No?
E abbiamo anche l'equivalente, per esempio, di Ninci Zidda o Thoth per gli egizi, che è Shennong, che è uno che va a esplorare la Cina antica, che ovviamente non era Cina, ma le steppe della Mongolia, per fare proprio un erbolario, no? Ma proprio, cioè, ce lo raccontano, vanno a cercarsi delle piante perché non le conoscevano. Immaginate voi di andare in una terra che non conoscete e le vanno poi a modificare, cioè, ce lo dicono proprio, no? Quindi questi vanno a modificare delle piante perché i cereali non sono nati spontaneamente, non sono nati attraverso una selezione artificiale alla Carlona, come abbiamo fatto noi, non lo so, per le carote, per farle diventare arancioni in omaggio agli orange, cioè scegliendo semplicemente, quindi sulla base di osservazioni del fenotipo, no? Quindi esteriori, abbiamo fatto qualche. O pensate anche alle selezioni artificiali che noi facciamo con i cani, no? Considerando che l'archetipo ancestrale è il lupo, no? Noi abbiamo, non lo so, per esempio, un chihuahua che Il chiaramente Carlino, il Carlino. è in questo senso che prima dissi, cioè anche quando facciamo delle modifiche, anche laddove ammettiamo che è stato fatto un intervento artificiale, è stato fatto con dei criteri che non violentassero proprio l'armonia naturale, no? Infatti, per esempio, Leggi molti. universali, le leggi Esatto. universali Infatti, se voi lo potete sono, le vedere. leggi universali sono uniche, che sono quelle che rispetto all'armonia universale, così come devono andare le cose. Volevo dirti una cosa, Davide, mentre ti sentivo parlare, che sei bravissimo, sei veramente eccezionale. Sai che noi europei abbiamo perso un po' il senso con il mondo vegetale, perché in tutto l'Oriente, soprattutto nelle culture giapponesi, cinesi, l'antica medicina cinese, quella vera, non quella di Mao, usava i bagni di foresta per curarsi. Cioè, se tu vai da un medico cinese e hai l'esaurimento nervoso, ti manda, che ne so, nella foresta di mangrovie, sto sparando a caso. Nel senso che il rapporto con quello che era vegetale, oggi noi l'abbiamo totalmente rovesciato. Ma Questo è il anche problema. perché Questo. consideriamo che noi, se pensiamo al corpo umano come una batteria, non al litio, se pensiamo al corpo umano come una batteria, noi abbiamo, diciamo, questa energia non è distribuita uniformemente, no? Proprio perché, non lo so, abbiamo una giornata in ufficio dove per sbaglio magari vuoi lavorare, quindi non farei mai carriera, e allora la frustrazione che ne deriverà, insomma, sposterà, insomma, non è distribuito uniformemente. Quindi, tra l'altro, siamo isolati abbiamo tutti delle scarpe, per esempio, non lo so, di plastica, scusate, con la suola di gomma, piuttosto che, no, che è un isolante, quindi ci isola dal circuito, tant'è vero che la prima cosa da fare, no, per riequilibrarsi, per scambiare energia, perché è uno scambio di energia costante, no? Noi siamo in costante scambio di energia con il mondo, no? E la prima cosa da fare, per esempio, è togliersi le scarpe proprio perché sono meramente degli isolanti, no? Quindi, questa, ripeto, non è filosofia da fili e fiori, questa è proprio fisica, è proprio fisica anche abbastanza elementare. Quindi, i cinesi che hanno studiato la medicina cinese ha migliaia di anni più della nostra, no? Invece noi pensiamo che sia una cazzata, pensiamo che sia qualche ago. In realtà loro hanno fatto una mappatura, anzi, loro hanno mutuato una mappatura che poi è stata certamente approfondita da grandi, grandi figure. E io, infatti, nel libro, insieme a Luca Zampi, andrò addirittura a trovare una matrice comune tra la Cina e l'Egitto, no? È imbarazzante le analogie che ci sono. Vabbè, ma scusami, Però mi aspetta, spiega. non posso No, fare esatto, non altro. mi fate aprire troppe finestre che poi c'è No, 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 no. corrente. Vabbè, l'hai aperta, ma l'hai aperta in maniera opportuna, nel senso che, vabbè, siccome noi non ci facciamo mai i fatti nostri, siamo sempre molto curiosi di tutto, al volo sei invitato a venire a parlare con Luca Zampi di questo argomento. Lo faremo appena tanto Poi manca poco. noi gliel'abbiamo chiesto, adesso se lui non viene è responsabilità sua. No, 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 non ti preoccupare.
Se, intanto lo minaccio semplicemente raccontandogli qualche storia filosofica, che poi no, ma non ci sarà nessun problema. Però è importante proprio perché lui mi ha potuto dare delle evidenze archeologiche che io non avevo, perché sono un filosofo da camera da letto, no? Cioè che sto lì tutto il giorno, no? Con la testa così, come Democrito che pretendeva di conoscere il mondo, però è arrivato alla struttura poi atomistica, no? Semplicemente, non uscendo dalla fine, non uscendo dalla cameretta, no? E Certo. però ogni tanto, diciamo, è anche bene uscire. E lui, insomma, mi ha fatto vedere, innanzitutto mi ha liberato da un pregiudizio, cioè il fatto che sui libri ci siano tutti gli elementi di cui noi abbiamo bisogno, no? Mentre invece, chiaramente, se abbiamo visto, no, la censura, e questa non è avvenuta adesso, ma avviene da sempre. Quindi bisogna andare a cercare anche proprio fuori, nella terra, proprio le nostre evidenze a volte, no? E insomma, è importante perché noi da lì capiremo che c'è stata una civiltà unica, con un sapere unico, con un'elite unica che governava il pianeta e che poi dopo, insomma, si è sparpagliata, no? È successo all'impero romano, è successo anche a quell'impero. Allora, Però Samantha, siamo sì, volevo arrivati. dire una Sì, cosa, a ti ricordo proposito che di siamo alle odio. 18:15. Ah, ok. Volevo Abbiamo. semplicemente ricordare che Davide lo conoscerà sicuramente, l'olio di nardo, quello con cui è stato unto il Cristo, no, Gesù, non il Cristo, Gesù. Quello è Beh, una. tanto Anch'io ho Cristo vuol dire provato unto, questa. quindi unto è stato unto. Sì. No. La mia ultima riflessione è questa. Tu mi sei piaciuto molto perché hai detto costantemente: non è vero che cioè, c'è stata questa manipolazione, questa conoscenza da questa civiltà superiore, ma era una civiltà che era in risonanza con le leggi universali. Queste leggi universali sono facili da vedere, basta come vedere e osservare come cresce un fiore. Non si chiede il perché e fa quello che deve fare, deve fiorire. Ed è una cosa che noi abbiamo dimenticato. Questo lo diceva anche Silesius, che era un grandissimo alchimista. Mi piacerebbe, Davide, che come epilogo, abbiamo iniziato con una prefazione, ricordando un po' quello che hai detto nella puntata precedente. E adesso, come epilogo, se ti va, dare una sintesi di perché dobbiamo ritornare alla sacralità di questa pianta. Perché questa è una. Ci sono tantissime piante sacre. Ma in modo particolare, forse perché siamo nel Mediterraneo, noi la dobbiamo sacralizzare. Allora, sicuramente l'olivo è una delle, se non è la pianta più importante, se non è il re degli alberi, poco ci manca. Proprio in virtù delle sue, dell'elisir che offre, ma considerate al di là dell'olio d'oliva, non si butta via niente dell'olivo, anche le foglie sono ricche, per esempio, di olio europeina, un polifenolo, è un antiossidante fortissimo, o per esempio ci sono. Le foglie d'olivo sono un ottimo febbrifugo, no? Per far abbassare la febbre. Tra l'altro, non so, pensate anche nelle foglie del salice, no? Da lì che è ricavata il principio dell'aspirina, no? Quindi determinate piante hanno un ruolo proprio chiave in quanto complementari alla chimica, ma non solo, ma la chimica dell'essere umano non può essere modificato semplicemente da altra chimica, no? Ma anche la musica di Mozart influisce la chimica dell'essere umano e quindi chiaramente dell'ambiente, non dell'ambiente che circonda l'essere umano, perché noi siamo l'ambiente, no? Tra noi e l'ambiente non c'è, ci sono solo le nostre parole, quindi il vento, no? A distinguerci, no? Quindi la chimica dell'essere umano può essere modificabile con la chimica. Quindi, per esempio, assumendo 2 cucchiai a stomaco vuoto di olio d'oliva al giorno, ci risparmiamo le stigmate della morte, cioè quindi malattie cardiovascolari, diabete, tumori intestinali, eccetera. Semplicemente 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva al giorno a stomaco vuoto ci allungano la vita e ci migliorano, più che altro ci migliorano qualitativamente la vita. Ma la chimica dell'essere umano può essere modificabile anche, appunto, abbiamo fatto l'esempio della musica di Mozart, no? Quindi anche dalla musica, no? Perché la musica cos'è? Una frequenza. Noi siamo
costellati da frequenze non tutte armoniche, sfortunatamente, e quindi l'essere umano va raccordato come uno strumento, no? Tra l'altro, il nostro corpo è fatto da una serie di strumenti. Pensate al bacino, il bacino e la colonna vertebrale e la chitarra. Cioè, o meglio, siamo noi esseri umani che abbiamo costruito gli strumenti, no, sulla base di quelli nostri che ci è dato in dotazione, tra virgolette, la natura, ma non solo la natura. Sì. Quindi l'olivo è importantissimo proprio perché ci migliora la qualità della vita, ci può allungare potenzialmente la vita e quindi noi dobbiamo tutelarlo, specialmente noi italiani. Mi riferisco in questo modo, chiudo appunto con questo appello, perché la regione Puglia è La quella che ha patria, più, eh sì, valeva da assolutamente. sola il 13% dell'economia di tutto mondiale Sì. dell'olivo. E poi perché l'Italia ha il 30% di tutte le cultivar del pianeta. Quindi pensate che tesoro, che paradiso che è l'Italia e che invece sta andando al macero, è Allora, andata al macero. facciamo anche un po' di interazione con i nostri amici da casa. Certo. Volevo questa sera, vediamo se arriva qualche. Facciamo una cosa, ma perché sennò poi se arriva io non la sento. Mi accendo il monitoraggio audio. Se c'è qualche amico sulla nostra piattaforma di Telegram che è collegata che vuole intervenire, lo sentiamo a voce, tranne naturalmente che hanno già i microfoni aperti, magari che sono i nostri. Referenti della triarte di WhatsApp, mi sfugge il nome, vabbè, sia Maria Angemi che Eliana Righi, che li vedo già collegate. Se vogliono intervenire, hanno già il microfono acceso. Però, detto questo, ci sono un paio di domande che avevo messo da parte e che ti volevo portare alla tua attenzione. Te le faccio vedere. Domanda da Enzo Leonetti: qual è la differenza dall'assumere olio di oliva crudo, cotto, o mangiare semplicemente le olive? E poi un'altra che ti faccio vedere, eccola qua. Le proprietà dell'olio di oliva sono presenti anche nell'olio dell'olivastro, diciamo la pianta Vabbè, allora, selvatica. sono tutte e due domande abbastanza semplici, nel senso Sì. che considerate che l'oliva, poi una volta che viene colta, strappata, no? E poi dopo si innescano, cioè si ossidano poi i principi attivi. Mentre invece l'olio, tant'è vero che gli stessi romani che ottenevano, avevano fatto una classifica di oli, no? C'era l'olio di prima spremitura, che era il cosiddetto olio extravergine, poi c'era l'olio ottenuto dalle olive caduche, cioè quelle cadute dove ormai si erano innescati i processi ossidativi, e poi dopo c'era l'olio inferno, che era l'olio di recupero, no? Che veniva utilizzato poi per le lampade. Quindi i romani la sapevano lunga, noi invece siamo la civiltà del petrolium, no? Cioè petra oleum, cioè l'olio dalla pietra, no? Quindi questo è per rispondere alla prima domanda sull'oliva, no? Mentre invece appunto l'olio extravergine viene poi preservato, no? Cioè va chiaramente consumato il prima possibile perché poi comunque viene sigillato, poi è tutto vuoto, la bottiglia scura proprio per filtrarlo dai raggi solari che vanno ad attivare poi, ad ossidare i principi. La seconda è tra l'olivastro, tra l'oleastro, quindi e l'oliva, e scusate, l'olivo, c'è il mare di mezzo. Quindi non ha nessuna proprietà, ripeto, il frutto dell'oleastro era fortemente astringente, non era commestibile, quindi non è veleno, ecco, diciamo, cioè non porta un beneficio, ecco, mettiamola così. Ma poi possiamo mangiarlo, ci hanno fatto mangiare di tutto in questi anni, no? E che è Poi ancora quello che ci vogliono far mangiare, è ancora possiamo quello che anche ci dire vogliono. che l'uranio impoverito fa bene, tanto l'hanno detto anche questo, però allora bisogna arricchirlo, no? Perché se quello povero fa bene, figura di quello ricco, no? Come fa bene. Sì, no, ma qualcuno adesso ha detto, vabbè, che cosa vuoi che sia? Sono proiettili uguali alle altre, sono sempre stati usati. E questo sta passando il mainstream, eh? Il No, mainstream ma sta tanto parlando come ha questi detto olivi fabbricati. il presidente del Veneto, no? Dico alla peggio, ci mettiamo la testa sotto il banco, no? E pigliamo il sodio e abbiamo i Sì, soldi. la pillola. Vabbè. Gesù, ragazzi. Allora, vediamo se c'è qualche amico sulla nostra piattaforma di Telegram. Mi piacerebbe sentire le voci degli amici a casa, ve lo dico, è un po' che non. Eccola qua, oh, perfetto, è arrivata. Rita. Consenti di parlare. Rita, ti ho acceso il microfono, vediamo se ci sei. Lasciamogli naturalmente qualche secondo. Prova, il microfono è acceso, prova ad attivare anche il tuo.
e vediamo se sentiamo qualcosa. Scusate, buonasera a tutti. Ciao Rita, da dove ci chiami? Ciao. Vicino Ancona. Benissimo, benissimo. Dici tutto. Allora, io vi chiedo scusa se farò un intervento stupido, ma ho iniziato tardi e ho ascoltato la trasmissione già iniziata, però mi chiedevo, non è che gli Anunnaki, Elohim, come li vogliamo chiamare, che sono venuti sulla Terra per scavare l'oro, così almeno dicono alcuni, non lo abbiano fatto proprio in virtù di questo collegamento tra oro e cioè reperimento dell'oro e collegamento con l'olio d'oliva. Allora, Non so se sono stata chiara oppure se grazie, sono grazie stata Rita. un po' No, 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 confusionaria. chiarissimo, chiarissimo. Allora, Grazie Rita, gentilissima. Buona serata. Sentiamo cosa grazie ci a dice. voi. Grazie a te. Allora, per rispondere, beh, allora, certamente, adesso senza entrare nel merito degli Anunnaki, no? Pensiamo anche a quello che abbiamo fatto noi, conquistadores, piuttosto che inglesi, eccetera, noi colonialisti, no? Noi finti colonialisti, cioè noi abbiamo bisogno di schiavi, fondamentalmente qualcuno che lavorasse, qualcuno che portasse il giogo per conto di qualcun altro. Però comunque lo schiavo ha bisogno di mangiare, no? E ok, loro hanno risposto a chiunque essi fossero, ci hanno dato i cereali, no? Non ci hanno dato l'olivo, ci hanno dato i cereali. Però qual è il discorso? Tant'è vero che quando si dice, ok, Atena ha fatto un dono l'olivo all'uomo, in realtà è sbagliato, lo ha fatto Ok, ad alcuni uomini. uomini, quelli dell'Attica, cioè alcuni uomini, cioè quelli che vivevano, se siamo nella Bibbia e fuori dalla mitologia greca, nel giardino dell'Eden, cioè gli Adam. Quindi c'era un'elite tra gli uomini, comunque c'era un'elite che erano quelli che vivevano a contatto con le divinità, quelli là avevano il dono della civiltà, tra cui anche sì, nell'alimentazione, no? Mangiavano determinate cose. Il fatto è che noi oggi, cosa siamo? Chi siamo? Boh, noi siamo quello che è rimasto, che poi le classi, perché il concetto di classi, no? È ancestrale, non è da Marx in poi che ci sono le classi, no? Per dire dal punto di vista ideologico, no? Le classi ci sono da sempre, che poi però si sono mischiate. Quindi fortunatamente l'amore ha mischiato anche appunto le carte, no? E mischiando le classi, l'unica cosa che può forse far sovvertire l'ordine è solo l'amore, no? Perché trascende le classi. Però l'olivo rientrava, veniva annoverato nel cibo degli dèi più che degli uomini, cioè rientrava anche in alcuni uomini, ma uomini chi? Gli sfigati, i plebei, no, quelli là no, ma solo ad alcuni. Era il cibo degli dèi, era una cosa di poche persone. Tant'è vero che poi dopo com'è finita? Sì, Atena ha dato l'olivo. E poi che è successo? Che Poseidone si è incazzato e ha sommerso l'Attica con l'acqua. No? E che è successo poi? E infatti i greci dividono due olivi. Gli olivi... Adesso non ve lo dico in greco perché sennò chiudete YouTube, però diciamo che c'era l'olivo degli immortali e l'olivo di quelli che morivano, cioè dei mortali, no? Moriai. Quindi questo mi fa intendere che anche poi la stessa pianta si è imbarbarita, no? Quello che noi consideriamo come un patrimonio nutrizionale per via delle proprietà organolettiche, perché poi ogni cultivar, cioè non so, la cultivar che è più amara, quella che sa di carciofo, quella che sa di pomodoro, no? Dal punto di vista organolettico è una figata perché noi abbiamo tanti sapori diversi, eppure la pianta era una, no? Ma dal punto di vista chimico, ognuna abbiamo visto accendere e spegnere determinati geni diversi. Quindi magari l'olivo che c'era al principio, cioè prima che Poseidone si incazzasse, per dirla, no? Aveva caratteristiche diverse, cioè migliori, no? Era più puro, se mi consentite il termine, no? Però gli dèi non ce l'hanno fatto per noi, per me, Francesco e Samantha. Ecco, mettiamola così, no? A noi ci davano la pagnotta, ci avrebbero dato la pagnotta e via.
no, motivo per cui fanno il miglio in Cina, e a noi invece c'è il frumento, lì invece il mais, poi in base al clima, al terreno, perché poi bisogna considerare che se voi prendete la stessa pianta, lo portate in Sud America, cresce diversa, no? Quindi ha caratteristiche anche proprio genomiche completamente diverse, che uno non lo direbbe dall'esterno, magari, no? Invece è così. Credo di Bene, aver risposto. sì, bene. assolutamente. Allora, vediamo se c'è ancora un solo intervento sulla nostra piattaforma di Telegram. Nel frattempo, hai visto che hanno recuperato quella cultivar dell'olivo bianca, Leucocapra, qua proprio al sud. L'hai vista? È molto interessante questa oliva bianca. No, quella me la sono persa, Eccola qui. diciamo che sarebbe. Allora, io so soltanto una cosa: il più grande esperto di cultivar al mondo è italiano ed è il dottor Gino Cialletti. Io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo e insomma ho trovato addirittura lui un secondo padre. E insomma, per osmosi ho captato qualcosa, io non ne so assolutamente niente, però Leucolea, sì. l'Italia ha la fortuna di avere proprio. I più grandi esperti, c'è cioè qualcuno che può risolvere, può sciogliere l'enigma, no? Ce l'abbiamo in Italia, dobbiamo anche andare a pescare fuori le Alpi. Ma guarda Davide, che devo dire, devo spezzare una lancia, che noi italiani siamo i primi che stiamo mandando i suoni dell'ulivo in un ospedale nella capitale italiana, eh? Cioè, lo so che sembra incredibile, ma è vero, quindi a Sai, livello se non ci fu mondiale siamo i primi. Quindi avvengono dei piccoli miracoli quando si sta in linea con le leggi dell'universo. Sul fatto che, sapete, le stelle più luminose si vedono nella notte più buia, no? Quindi, Ma cioè, certo. i geni della storia non sono vissuti in periodi fantastici, con No, sovvenzioni no. statali o altro, no? Cioè, quindi sicuramente, fortunatamente, insomma, salta sempre poi fuori qualcuno che osa, all'inizio viene deriso e poi in realtà, si scopre. Ecco, diciamo che avremmo bisogno di sentire una musica completamente diversa negli ospedali, anzi, forse cominciare a sentirla la musica La faremo. Ce la in tutti i faremo, sensi. No, anche vedrai. perché poi hanno visto anche che questo proprio anche sperimentalmente, cioè tutto ciò che viene esperito, lasciando perdere i libri, buttiamo i libri. Hanno esperito che, non lo so, il grano, faccio l'esempio del grano, con la musica di Mozart, ho fatto l'esempio di Mozart che è proprio che la musica classica seguiva determinati principi, no, armonici e determinate frequenze, cresceva in un modo diverso, cresceva di Diverso, più, cresceva in sì. modo diverso, cioè quindi è chiaro Ma che la questa roba musica. qui è per tutte le piante, secondo me. No, ma Vi è chiaro che racconterò di quello che ho assistito poi con la musica, per la crescita assolutamente, delle ma anche piante. il cervello dell'essere umano, Sì. quando sente determinate frequenze, e richiamo sempre la musica di Mozart, si comporta in un modo diverso, quindi cioè meno bacato. No, cioè dal Sì. punto di vista cognitivo, cioè l'architettura cerebrale si comporta in un modo, cioè supera i propri limiti, no? Quindi, Sì. ragazzi, questo è. Allora, benissimo, benissimo. Abbiamo fatto una straordinaria live, un altro appuntamento ricchissimo di informazioni. Una battuta prima di salutarci, però con un sì o con un no, o comunque con un'argomentazione molto sintetica. Prendo spunto da una domanda che è arrivata nella chat. A tuo avviso, questa xylella in Puglia è una fanto? Per capire, secondo te è stata voluta, diffusa, esagerata? Come dire, distruggere l'economia della Puglia, la ricchezza e le varietà per proporre delle monoculture magari da qualche partner Allora, multinazionale? c'è un capitolo proprio nell'Albero della Vita dedicato proprio alla Xylella, che è un batterio che ha sempre convissuto anche nel nostro ecosistema italiano, nella fattispecie quello pugliese, ma a un certo punto ha cominciato a creare dei danni, o comunque gli è stata data la colpa di tutto, no? Ecco. Considerate che in effetti la Xylella è stata modificata geneticamente, un batterio che è stato modificato geneticamente da chi? Da una società che si chiama Allelix, che poi è stata comprata dalla Monsanto. E questo batterio modificato dal Brasile ce lo so che lo so, troppo, sembrerebbe, invece è proprio la Monsanto. E a un certo punto dal Brasile ha preso il volo, no? Forse lo stesso che portava a Codogno, ha preso un altro volo e ce l'ha portato in Puglia. Il problema qual è?
è che ad oggi l'unico modo per sapere se la pianta è affetta da questa xylella è un test molecolare. Non so se vi ritorna. Quindi ci sono delle piante che con lo stesso batterio, eccetera, hanno vissuto, come dire, hanno prosperato, ecco, no? Quindi ancora non si sa se c'è un rapporto di causa-effetto. Quello che però invece si sa, ok, è che c'è un'università in Italia che ci ha guadagnato molto da quando ha avuto il primato, no, di aver identificato il rapporto Certo. causa-effetto. No, Xylella olivo. E questa scoperta, quindi, di questa università, dopo ben 10 anni, no, di vigile attesa, ecco, no, improvvisamente, quindi, ha fatto, diciamo, la fortuna di questa università e di questi ricercatori qua, e ha portato l'Unione Europea, molto preoccupata per il patrimonio mediterraneo, no? Dei pigs, no? Quindi Spagna, Grecia, Italia, non a caso, infatti, dov'è che crescono gli olivi? No? Spagna, Grecia e mica crescono in Italia. Germania. E quindi e ha cominciato ad applicare prodotti che forse magari possono essere tossici di per sé. Poi il fatto che comunque produrre olio d'oliva non era più redditizio, perché il contadino deve seguire un miliardo di regole, che a un certo punto dice ok, le lasciamo là perché non ne vale la pena, e per a meno che lui per guadagnarci non debba ricorrere chiaramente a degli stratagemmi dove fanno poi dopo, insomma, la maggior parte degli oli che ci sono nei nostri supermercati sono oli rettificati, non sono olio Sì, extravergine, no? E quindi non importare al chiaramente. Marocco o da E altri quindi posti, sì. chiaramente c'è del marcio in Danimarca, ma anche in Sud Italia, in Puglia, ma più che in Puglia, a Bruxelles, no? Sì, è Non è, hanno, chiaro. dico solo l'ultima, il disboscamento proventivo può essere, secondo voi ragazzi, cioè l'Unione Europea ha pagato dei soldi a dei contadini, a dei proprietari, di terrieri, per bruciare gli olivi nell'eventualità in cui si diffondesse l'infezione, no? Cioè, un po' come se io ti ammazzo a te, perché ancora ti ammali, io ti ammazzo, no? Ecco, direi che si commenta da sé, poi uno può fare anche i propri conticini con l'abaco da solo, cioè proprio Sì. veramente ragazzi ce l'hanno fatti sotto il naso. Va Certo, bene, allora vabbè. siamo arrivati a. Non so, Samantha, se volevi aggiungere qualche altra cosa, se no siamo. No, Francesco, voglio semplicemente ricordare per chi volesse, ovviamente dovete acquistare l'albero della vita di Davide perché ne vale la pena, perché è un ricercatore eccezionale. Insieme fatevi un giro nel sito Ginoa21, guardate le musiche delle frequenze degli ulivi e tutti i prodotti derivanti da questo albero delle meraviglie, perché veramente fanno miracoli, vero Francesco? Assolutamente sì. Tra l'altro io ho avuto qualcuno di questi prodotti e devo dire che sono veramente eccellenti, Certo, li straordinari. abbiamo fatti in rispetto delle leggi universali, quindi oggi è una cosa rara, ma avremo la protezione dell'universo su di noi. Benissimo, Grazie, allora, grazie grazie Davide, Samantha, grazie grazie, Davide, naturalmente ti aspettiamo per quella puntata di grazie cui hai preso Francesco, l'impegno. grazie a No, no, grazie a tutti. te. Noi ci vediamo più tardi alle 21, siamo in compagnia di Mirella Destuccia, vi faccio vedere l'anteprima della copertina, eccola qua, insieme a Davide Rozzoni. Questa sera, insomma, cercheremo di viaggiare oltre i limiti del corpo, nei mondi sottili, viaggi astrali, esperienze fuori dal corpo, faremo un viaggio anche con quello che è sostanzialmente l'Istituto Robert Monroe, di cui appunto Ronzoni è un facilitatore. Mi pare di aver capito così, ma questa sera ne sapremo sicuramente di più. Prima di salutarci, però, voglio darvi un'anticipazione. Non vi perdete l'audio brugo di domani mattina, perché c'è una novità assoluta. Non vi posso dire altro. Ok, Non vi perdete, lo grazie. so che è presto, però vale la pena. Un abbraccio, grazie a tutti, a più tardi alle Ciao 21. Siate Davide, guerrieri, grazie, un restate bacione. Ciao, ciao guardinghi. Samantha, ciao Francesco, ciao a Sempre, tutti. assolutamente. Ciao ciao.